Seneca per i manager, da un classico dell'antichità, aforismi, massime e sentenze a uso della vita moderna nelle aziende e fuori. È una curiosa antologia di pensieri e massime del filosofo Seneca, pubblicata nel 1999, che dimostra la fortuna di cui quest'autore, nato in un anno imprecisato tra il 4 a.C. e il 1 d.C. a Cordova, in Spagna, e morto a Roma nel 65 d.C., continua a godere anche in ambiti apparentemente così distanti dalla letteratura e dalla filosofia, come il management aziendale. Vediamo di capire perché, partendo innanzitutto dalla vita. Figlio del retore Seneca il Vecchio, Seneca si trasferì a Roma per volere del padre e qui ricevette non soltanto una solida educazione letteraria e retorica, ma anche una formazione filosofica eclettica, influenzata da maestri che aderivano a diverse scuole di pensiero. Seneca aderì poi a una scuola di pensiero, quella stoica, a cui restò fedele per tutta la sua vita. In filosofia Seneca è uno stoico, il che vuol dire una persona profondamente convinta dell'unità del cosmo, profondamente convinta dell'esistenza degli dèi, profondamente convinta dell'esistenza della natura, una grande fiducia in ciò che si chiama la natura e nel fatto che seguire la natura significa inevitabilmente fare il bene, contrariare la natura significa fare il male. Dopo diversi anni passati in Egitto dal 19 al 31 d.C., sia per ragioni di salute, era affetto da una forma d'asma che lo tormentò per tutta la vita, sia per ragioni politiche, Seneca rientrò a Roma per intraprendere una brillante carriera politica, percorse il cursus honorum fino alla questura che gli garantì l'accesso al Senato, diventando inoltre un importante oratore e avvocato. Le sue qualità suscitarono la gelosia dell'imperatore Caligola, che nel 39 d.C. pensò addirittura di farlo uccidere, condanna da cui lo avrebbe salvato un amante dell'imperatore. Non si salvò però dalla relegatio, dall'esilio in Corsica che nel 41 d.C. gli inflisse il nuovo imperatore Claudio, con l'accusa di essere coinvolto nell'adulterio di Giulia Livilla, sorella di Caligola. Nella selvaggia e inospitale Corsica, Seneca restò fino al 49 d.C., quando Agrippina, nuova moglie e nipote dell'imperatore, riuscì a ottenere da Claudio il suo ritorno dall'esilio e lo scelse come precettore del figlio di Primo Letto, il futuro imperatore Nerone. In questo ruolo di educatore, Seneca accompagnò l'ascesa al trono del giovane Nerone e dal 54 d.C. per 5 anni lo affiancò nella guida dello Stato, ispirandone l'azione di governo all'insegna dell'equilibrio. Ma il giovane Nerone voleva regnare da solo ed emanciparsi dai suoi consiglieri. Così, dopo aver eliminato il fratellastro britannico nel 55 d.C., nel 59 fece uccidere la madre Agrippina. Seneca, diventato sgradito al principe e odiato dai suoi nuovi consiglieri, nel 62 d.C. decise di allontanarsi dalla corte e di dedicarsi ai suoi studi. Nel 65 d.C. Seneca venne accusato da Nerone di essere coinvolto nella cosiddetta congiura dei Pisoni, un vasto complotto per liquidare l'imperatore, nel quale risultarono implicati anche personaggi di spicco della corte. Nerone inviò a Seneca un centurione a ordinargli il suicidio per evitare un processo infamante e scandaloso, e Seneca si suicidò in mezzo agli amici affranti, mentre la moglie Pompea Paolina implorava di poter morire insieme a lui.